tanto con lui per questa stupenda manifestazione d'atletica. Commentiamo insieme magari questi 800 metri e poi parliamo un pochino degli ultimi grossi avvenimenti o movimenti o sommovimenti all'interno dell'attività di atletica leggera mondiale. Abbiamo in prima corsia degli 800 metri Massini, Savini, Ben Fares, francese, che ha corso quest'anno in 1:50.69, è un giovane, e anche giovane Nicola Bonamici, italiano, della stessa età, quest'anno 1:53.52, quarta prestazione italiana, molto giovane. Poi c'è Joaquin Demel, tedesco dell'Ovest, poi inquadrato José Javier González, spagnolo, che non è omonimo di Jean-Louis González, ma che comunque è stato in grado di correre in 1:47.54, che è una delle migliori prestazioni dell'anno. E poi John May, tedesco dell'Ovest, da 1:50.45, e poi uno dei favoriti, se non il favorito, Andrei Sudnik, 1:47.01, fatto a Mosca di recente, all'aperto 1:45.29. Quindi grande battaglia fra probabilmente González e Sudnik. Metterei anche questo Demel del Germania Ovest, è un ragazzo che ha corso anche in 2:20.52 recentemente, è un giovane, vedremo come si comporterà in questa gara. Grande battaglia per prendere le posizioni migliori nelle piste chiuse, bisogna andare in testa, ed è proprio Ben Fares che riesce a prendere la corda dopo i primi 200 metri, seguito dallo spagnolo González, quindi il sovietico al Sudnik al largo, all'interno proprio Demel. Italiano e tedesco dell'Est chiudono la fila con le loro maglie azzurre. È una gara tattica, il passaggio è molto lento, adesso vedremo al suono al passaggio dei 400 che cosa verrà fuori. Comunque il francese ci sembra un elemento da poter finire forte insieme a González e anche al tedesco dell'Ovest insieme a Sudnik. Sta correndo molto bene Ben Fares, che è riuscito a mantenere la prima posizione, manca un giro e mezzo al termine, è attacco di González e l'attacco, anche la risposta del tedesco dell'Est May, con il sovietico Sudnik in terza posizione quando sta per suonare la campana. L'italiano corre molto bene, Bonamici mantiene la corda, attacco ora i 200 metri, cerca di mantenere la prima posizione, attacca González, sprint di González, all'inseguimento May, poi scrolla Sudnik e viene fuori anche Demel, anche Bonamici non si stacca, anzi ha attaccato il sovietico Sudnik, grande spinta di Sudnik, scorrettissimo, e intanto González va a vincere, mentre Bonamici batte Sudnik, è quarto, al secondo posto è il Demel, è al terzo May, è al quarto Bonamici.